oggi mi sono arrivati 3 pacchi, in realtà non sono arrivati tutti oggi, ma nel corso della settimana, e uno è anche un po' speciale, poi vedremo perché. Iniziamo con un pacco dalla Cina, lo apriamo con DHL, è arrivato. Oggi non c'è il taglierino, ho le forbici, ma vabbè, chi se ne frega, buttiamo via il sacchetto. Questo è il classico codice Grosso Shop, non so perché Grosso Shop fa sempre questi pacchetti, tra l'altro molto ben imbottiti, e so già cosa c'è dentro, io ma voi no. Lo apriamo. Vediamo di fare Hulk per aprirlo in maniera veloce e violenta. Mammazza, sta cacchio di plastica che protegge il telefono, che non fa mai male, però primi unboxing a volte è drammatica. Ok, ce l'ho fatta. Questo sembra un déjà vu, perché questa cosa probabilmente voi l'avete già vista, questa scatola, anch'io l'ho già vista, ma questa è una versione diversa del Mi Fi, finalmente la versione Pro. E allora installo la ROM con italiano e sostituisco la cantinetta a quell'altra. Recensione a breve per vedere come va anche con l'italiano. Vediamo questi altri pacchi, questo arriva da un ufficio stampa che mi ha mandato, lo scopriremo presto, un Move. Cos'è il Move? Un activity tracker. Vedete che al mio posto non c'è più il Garmin, perché finalmente ci è stata la recensione dopo averlo provato più di 2 mesi al polso e non sono riuscito a portare la scatola e niente, quindi ho finalmente l'Asus al polso e vediamo questo nuovo activity tracker, perché lo vediamo, lo vedremo. Ma eccolo qua il pacco che è un po' speciale perché arriva da Pietro. By Wood, e già questo ci dice qualcosa. Non so cosa ci sia dentro. Lui voleva che io lo aprissi, ho detto no, non lo apro, faccio un unboxing live in diretta. Ma so che è una cosa speciale da un ragazzo molto in gamba che mi segue e abita in Brianza, fanno i mobili, sanno lavorare molto bene il legno. E allora vediamo cosa c'è dentro. Giuro che mi ha dato qualche indizio, ma non so cosa sia e come sia. Bellissimo. Allora, ma ci sono più di una cosa. Allora, vediamo un attimo. Questo. Ma è un pacco surprise. Vediamo qua. Tanto il pacco lo tengo perché c'è una dedica. Carica batterie Type Bo. Questo è carino, te lo dico io. Type cosa? Vediamo un po'. Forse è di un vecchio Samsung. Beh, caro il mio Pietro, è Type proprietario. Chissà di che modello era. La manualistica non contiene niente, ma a volte è utile, è vero. Vediamo un po' se è vero che non contiene niente, ma sì, è proprio così. È un foglio bianco. E poi eccolo qua. Allora, ciao Andrea, sono una docking station un po' particolare. Unboxami subito. Allora, le istruzioni, docking station, smartphone, cavo di ricarica, base, come funziona. Questa è la vera manualistica, grande Pietro. Cuffie classiche, non in ear, so che apprezzerai. Eh sì, apprezzo, grandissima cosa. E poi vediamo un po', beh, si vede che lavori in legno, si vede che vieni dalla Brianza. Che bello, vediamo un attimo. Ok, adesso continuano ad arrivarmi notifiche. Su notifiche, non ho silenziato il telefono, mi dimentico sempre. Ma bellissimo! Il mio logo in legno, intagliato, con una base di ricarica, con anche 2 perni per appoggiare uno smartphone. Ma allora, mi fai subito a provare questa fantastica docking station. Sì, ok, c'è ancora le plastiche, non l'ho ancora acceso, ma lo possiamo mettere così o così. Bellissima! Grazie Pietro, un grande. Ciao!